A questo punto chiamo qui a fianco a me il mio ospite, che sono appunto molto molto contento, come dicevo, ritorno in grande stile per l'ospite, perché è una persona molto molto esperta di vendite, tanto esperta che si occupa di aiutare, insegnare, guidare chi si deve occupare di vendite nell'ambito B2B ed è il nostro ospite Cristian Benzoni, eccolo qua a fianco a me di Blackship. Ciao e benvenuto. Ciao, ciao Ale, grazie, grazie per l'invito e buonasera a tutte le persone che sono collegate con noi. Vuoi presentarti un po' appunto cosa vuol dire per te fare il sales coach, il contesto, Blackship in cui lo fai, così contestualizziamo poi quello che andremo a dire. Sì, grazie per, in modo tale che riesco ad esprimere un po' anche chi siamo e cosa facciamo. Siamo un team di professionisti che sul territorio nazionale aiutiamo le organizzazioni a raggiungere i loro obiettivi strategici, migliorando quelle che sono le abilità e le competenze delle persone. Facendo cosa? Dando strumenti e metodologie per appunto crescere con l'azienda, aumentare la marginalità, ridurre il fattore sconto, aprire nuove opportunità e tutto quello che gira intorno all'acquisire nuovi clienti e sviluppare la crescita dell'azienda. A proposito di appunto miglioramenti di contatti, io prima dicevo, prima di averti qua a fianco a me nello schermo, uno dei grandi interrogativi, dei grandi quesiti, no, primordiali è la quantità, la qualità, il contatto a freddo e le segnalazioni. Dal mio punto di vista, fammi dire che oggi noi, per esempio, come società, come Up for Business, facendo servizi legati al mondo LinkedIn, vediamo un incremento importante delle richieste di supporto o addirittura di gestione dall'esterno di campagne di outreach proprio pura, fredda, no? Di io voglio questo tipo di cliente, questa buyer persona, c'è qualcuno che me ne contatti 100 a settimana e che poi da lì faccia delle cose, no? E ci tiri fuori dei risultati. Quindi sicuramente l'opzione è grandi numeri e poca qualità. Io non sono un grandissimo fan di questa strategia, per carità, l'ho anche usata magari in alcuni momenti, ma ci sono delle alternative sicuramente molto più valide. So che voi come Blackship siete invece grandi, come dire, alfieri dell'altra bandiera, no? Quella del lavorare su delle segnalazioni, dei nominativi, e sarà proprio il tema che svilupperemo insieme. Qual è la tua prospettiva? Ci sono forse magari anche dei dati o comunque delle tendenze che invece voi vedete dall'altra parte? Sì, grazie Ale, considera che, passami, la mia storia arriva da contatti completamente a freddo perché vendevo il folletto e quindi suonavo campanelli dalla mattina alla sera per acquisire nuovi clienti. Quindi arrivo da quella storia e poi l'evoluzione mi ha portato a comprendere che più vai verso il B2B e più la sfida incomincia ad alzarsi. E quindi il contatto a freddo, oltre al fatto della sfida che si alza, è la formazione delle persone che filtrano i contatti a freddo che proprio sono studiate per essere messe lì a filtrare e quindi, come posso dire, a selezionare quelle che sono le chiamate. E tra queste cose abbiamo fatto delle ricerche perché ci piace molto avere delle statistiche, delle ricerche, che cosa è il mercato veramente. Dove sta andando il mercato e voglio proprio citarvi alcune ricerche che abbiamo raccolto, Sì, tipo con Insight molto utile. Blue. Abbiamo letto che il 90% dei SEO dice di non rispondere alle chiamate o alle mail a freddo. Cioè, quindi vuol dire su 10 mail che mandiamo all'amministratore delegato, 9 su 10 non abbiamo nessun tipo di risposta. E dico, insomma, incominciamo già ad avere un dato sensibile sulla cosa. Sì. Poi abbiamo un altro dato che mi ha fatto riflettere è un buyer mediamente oggi riceve circa 140 mail al giorno. Di queste 140 mail ne apre il 20% e fa azioni solo sul 2%. Cioè MailChimp ci dà questa informazione. Tuttavia, le mail personalizzate su interessi specifici raggiungono fino al 94% il tasso di apertura. Quindi anche qua fa capire quanto il contatto a freddo piuttosto che profilato o interessato a quello che è il business dell'interlocutore abbia un impatto completamente diverso. Ti aggiungo altri due elementi che mi hanno proprio aperto la mente, che sono Dimmi. Baylor University dice che servono 8 chiamate
per raggiungere un prospect e il 72% delle chiamate non ottiene risposta. Cioè, quindi c'è l'impegno da parte dei venditori, c'è, quindi il venditore si impegna a fare le chiamate, solo che siamo sempre lì, se non c'è un qualcosa che ci può distinguere, nello stesso tempo ci può far agganciare la persona di riferimento attraverso qualche strategia, abbiamo pochi risultati. Quindi è corretto dire tanta fatica e poco risultato. Gli ultimi due dati che vi condivido sono che il 50% delle vendite vengono dopo il quinto contatto. L'avevo sentita, quindi me la confermi. L'avevo sentita dire, esatto, tu ce la puoi confermare, quindi bene. Quindi Insider Sales dice che i venditori mollano al secondo contatto, quindi dicono, fischia, non ce la faccio, cioè che cambiamo strategia, che più che cambiamo strategia, cambiamo nominativo, magari sono più fortunato, a volte sono proprio le domande che ci guidano nelle azioni che andiamo a fare. Ma sì. il dato sul quale voglio veramente che poi il caldo, il fattore, diciamo, la chiave della serata è che l'84% dei clienti inizia il loro processo di acquisto da referenze. Questo è Harvard Business Review che ci condivide questo dettaglio. Quindi qui apre molti scenari. Decisamente. Prima, parlando di contatti a freddo, ci siamo riferiti magari più spesso alle telefonate nell'ambito B2B. Tu hai citato anche il glorioso porta a porta per gli ambiti invece più B2C. Se lo caliamo su LinkedIn, credo che, e vedo tra i nomi dei partecipanti diverse persone che conosco che si occupano di vendita in ambito B2B, i numeri risuonino, no? Cioè, se incominciamo su LinkedIn a mandare richieste di collegamento con ovviamente un'apertura commerciale, un tentativo di apertura commerciale o email a raffica, senza qualificare bene, senza una personalizzazione, altro elemento che hai citato che è veramente importante, i tipi di risposte che si possono ottenere sono probabilmente simili. Forse il numero di aperture, no? Citavi nell'email, apertura drammatica, cioè solo un 20% circa, no? Dicevi vengono aperte, magari i messaggi LinkedIn hanno qualche apertura in più, ma solo perché se ne ricevono di meno, per fortuna non 120 al giorno, ma si sommano in realtà i messaggi LinkedIn alle email che un buyer riceve, no? Quindi è un ulteriore angolo da cui vengono spesso attaccati. Ed è proprio per questo che noi crediamo che un lavoro di maggiore qualità sia non solo necessario per migliorare le performance del venditore, del team vendite, dell'azienda, cioè meno lavoro, maggiori risultati, ma io ci aggiungo un elemento che è di ecologia della piattaforma ed è per questo che noi, per esempio, come società non vendiamo il servizio di autoreach a freddo, cioè ce lo chiedono, ma diciamo no, guarda, vai dai concorrenti perché noi non la facciamo questa cosa, oltre perché fatto da un terzo, ci sono una serie di dubbi e perplessità, ma anche per una questione proprio di inquinamento della piattaforma, no? Cioè se aumentiamo esponenzialmente il numero di messaggi non qualificati, non personalizzati, che potevamo tenerci in canna, insomma, e farne di meno e fatti meglio, secondo me inquiniamo la piattaforma e alla fine rendiamo la piattaforma stessa, LinkedIn, Nintendo, meno efficace, perché saremo tutti un pochettino più annoiati e scocciati dalla quantità di messaggi a vuoto che girano, no? Quindi lancio anche un messaggio così più di sostenibilità in questo caso della piattaforma. E apriamo quindi questo tema, no? Il tema delle segnalazioni, inteso in questo caso proprio come nominativi che vengono forniti, che è uno dei punti su cui so che tu e voi in Blackship lavorate molto, no? Sì. Più tardi lo approfondiremo, cioè proprio come chiedere dei nominativi oggi in un modo intelligente, efficace, in generale e su LinkedIn, quindi fra poco ne parliamo con delle indicazioni anche pratiche, noi vogliamo dare anche delle indicazioni utili, no, questa sera, però so che tu ci tieni a parlare di uno strumento che in realtà ci porta in quella direzione, che se seguito, diciamo, una strategia e degli strumenti che se seguiti bene ci permettono di ottenere dei nomi, perché molto spesso, io so qua quello che pensano alcune persone che ci stanno ascoltando, sì, io provo anche a chiedere i nomi, o non me li danno, no? Sì, ma a chi li chiedi e come li chiedi? Ecco, per evitare di non ottenere i nomi, ci sono delle cose da fare prima, giusto? Bravissimo, bravissimo. Il primo elemento, se posso iniziare a condividere, allora, il primo elemento sul quale iniziare a chiedere contatti parte a monte del lavoro che fa il venditore. Allora, mentre una volta, cioè l'obiettivo normalmente
nei venditori, quando gli pongo la domanda, quando sono in aula gli pongo la domanda e dico: ma qual è il tuo obiettivo? Ecco, spesso la risposta è fatturato, chiusure, vendita, cioè tutto quello che riguarda il chiudere un contratto, e che va benissimo. Per essere un venditore di successo deve avere un obiettivo chiaro, altrimenti non riusciamo a raggiungere quello che sono i nostri obiettivi, diciamo, di crescita. A me piace pensarla, a noi di Black Sheep piace pensarla in una maniera che va oltre quello che è la firma del contratto. Cioè, se io all'inizio della trattativa mi focalizzo con l'obiettivo di avere una referenza a valle dell'implementazione del lavoro acquisito, mi permetterà di avere una visione completamente diversa di ciò che sto facendo. Cioè, che cosa condivido? I clienti oggi dicono: sono stanco di incontrare venditori che una volta che hanno firmato il contratto non li vedo più, passano la palla al tecnico e poi sono spariti. Quando c'ho qualche casino devo corrergli dietro. Ecco, se noi portassimo l'obiettivo oltre alla firma del contratto, cosa accade? Mi impegnerò dando il meglio di me affinché l'implementazione sia fatta in maniera così straordinaria che il cliente non verrà soddisfatto ma verrà stupito. E quando un cliente è stupito lascia referenze. Cioè, la domanda che lancio a tutti, Ale, la faccio a te la domanda perché non posso interagire direttamente con i ragazzi. Sì. Ultimamente sei andato a mangiare in un ristorante nuovo dove non eri mai andato? Ti è capitato negli ultimi 3 mesi, sì. 6 mesi? Sì, certo. Perfetto. Hai mangiato bene? Sì. Perfetto. Ti è capitato nelle giornate, nelle settimane successive, di referenziarlo a qualcuno? Onestamente no. Ok, quindi non ha lasciato stupore durante il servizio. Nell'ultimo anno ti è capitato, cioè, le persone cosa fanno? Le persone in maniera naturale referenziano un posto dove, tipo nel ristorante dove ha mangiato bene, un posto, una vacanza dove si sono trovati veramente bene. E quando parlo di bene, non parlo di al ristorante ho trovato la sala pulita, ho trovato il tavolo apparecchiato, perché quello oramai è scontatissimo, ma bravissimo. Il modo con il quale il cameriere mi serve, mi porta i piatti, mi suggerisce, mi serve il vino, cioè quando ha delle attenzioni diverse, la nostra percezione cambia totalmente. Lo stesso capita quando andiamo nella vendita noi. Cioè, l'aver venduto, aver fatto firmare è una cosa, passatemi, obsoleta. Oggi dobbiamo andare avanti perché i clienti richiedono qualcosa in più di quello che nella normalità viene fatto, soprattutto se vogliamo distinguerci. Eh sì, lo stupore è una parola chiave che riprenderemo sicuramente. Volevo intanto chiedere a chi ci segue, tra l'altro nuove persone vedo che sono arrivate, quindi benvenute. Magari pensate, raccontateci intanto nei commenti, poi alla fine prenderemo un po' di commenti per fare una così qualche un po' di interazione. Dove vi è capitato come potenziali acquirenti, va bene l'ambito B2C come ristorante, ma meglio ancora quello B2B se ne avete di esempi, dove vi siete resi conto che c'è stato quel passo in più, no, che vi ha stupito e vi ha messo in una predisposizione per referenziare o creare un contatto tra le persone, oppure se come venditori lo fate e come lo fate, che poi possiamo confrontarci anche un po' nel merito delle modalità, ovviamente, no, per stupire. E ce ne sono alcune, diciamo, che si applicano al di là di LinkedIn e alcune che magari possono essere un pochettino più specifiche di LinkedIn. Come ci si prepara però al meglio, proprio a partire dal momento zero? Ipotizziamo che io voglia venderti qualcosa, no? Devo prepararmi un appuntamento con te, Christian, e voglio incominciare oggi a lavorare meglio, perché ho sentito questa live, anzi da domani, questa sera sento questa live e da domani voglio lavorare meglio. Io devo incontrare domani Christian per un appuntamento per vendere i miei servizi. Cosa posso incominciare a fare prima ancora di incontrarti per mettermi nella migliore condizione possibile? Allora, innanzitutto voglio incontrare Christian ipotizzando che fa parte del mio cliente target ideale. Cosa vuol dire? Una profilatura dei clienti che voglio incontrare arriva dalla mia storia. Quindi, partendo da uno strumento che mi costruisco prima, voglio incontrare Christian.
Qual è il primo approccio per poter incontrare Christian? Innanzitutto vado a mappare Christian, vado a prepararmi su Christian. Quindi cosa vado a fare? Vado a studiare la realtà di Christian. Cioè, una cosa che accade spesso e di cui i clienti non sono tanto entusiasti è il fatto che il venditore arriva in appuntamento e incomincia a dire: mi parli del suo business. Ecco, una cosa, che segnale sta dando il venditore? Non ti sei preparato a me. Quindi una cosa fondamentale che noi di Blackship, il nostro Pasquale Campo, il nostro mister delegato, ci condivide spesso è: ciò che sul web è comunicato non si chiede in appuntamento. Cioè, questa la metterei come la pubblica, e sto facendo perdere del tempo alla persona che ho di fronte. Quindi mi studio Christian, studio che cosa fa, e tu come insegni bene, LinkedIn è lo strumento più efficace perché ti dà tante informazioni. Ti aiuta a profilare quali sono, che cosa ha fatto nell'ultimo periodo, come comunica nel web, quali sono i contatti, i collegamenti che ha, perché proprio quei collegamenti qui ci aiutano ancora di più a poi a fare degli sviluppi. Una volta identificato l'area di business del nostro cliente, in questo caso di Christian, cosa faccio? Vado a studiare quali sono le eventuali sfide o opportunità che Christian potrebbe avere nella sua realtà, diciamo, professionale. E da dove derivano questi? Principalmente arrivano da che cosa? Da sfide e opportunità che i miei clienti storici avevano prima di incontrarmi. Quindi grazie alla storia riesco a iniziare ad avere un focus su più specifico su quello che sono le sfide e opportunità che Cree può cogliere sul mercato. A quel punto lì che cosa faccio? Vado a pensare qual è la soluzione che Christian dovrebbe cogliere sul mercato affinché potesse risolvere quelle sfide che ha o cogliere quelle opportunità che casualmente si avvicinano molto alle nostre soluzioni. Quindi andiamo a parlare, c'è una soluzione e quindi si combaciano le cose. Ecco, qui entra in gioco il quarto punto che è fondamentale, che pochi focalizzano e soprattutto sviluppano per vendere in maniera efficace, è perché devi prendere me per risolvere il tuo problema o cogliere quell'opportunità. Cioè, considerando il fatto che Christian ha delle sfide e opportunità e sul mercato può cogliere delle soluzioni, io devo aiutare Christian a scegliere me, guidarlo, portarlo verso di me affinché comprenda quali sono i miei fattori distintivi rispetto ai miei competitor e quindi distinguermi e trasferire il mio vero valore. Perfetto. Perché il valore, Christian non compra soluzioni, compra il valore che generano quelle soluzioni applicate a quello che è la mia area di business. Perfetto. Questo è il modo con il quale alleno i venditori a prepararsi. Ed è una di quelle cose che... Una di quelle cose, quando ho partecipato al tour Vendite B2B, e tra l'altro abbiamo una persona qua, la metto adesso in sovraimpressione, che ci ha già scritto che parteciperà alla prossima tappa di Milano di giugno, è l'evento di cui parleremo a breve, insomma, in termine, parleremo in questo evento. Paola, fai benissimo ad andare, ci sono andato qualche mese fa, e una delle cose che pur distrattamente, poi ero dentro fuori chiamate, non sono stato un buon partecipante, ma una cosa che mi ha colpito, che ho sentito dire dal palco, da Paci, e che mi sono trovato a fare quasi inconsapevolmente nei giorni successivi, era cercare, quando parlavo con dei potenziali clienti, cosa avessi potuto fare per fare quel passo oltre, no? Per lo stupore. E nel mio caso, faccio un esempio, era provare a creare un contatto utile tra i miei collegamenti e quindi poter mettere in qualche modo il mio network a servizio della persona, prima ancora che ci dovesse essere un dichiarato interesse o un contratto con me, no? Proprio come manifestazione di disponibilità e di volontà di creare delle opportunità tra i miei contatti. Però appunto l'ho sentito da voi e lo dico questa cosa perché è quasi apparentemente banale, come potrebbe sembrare apparentemente banale il prepararsi bene per un appuntamento, ma io sfido non è una parola magari così bella, ma insomma invito, ecco, i venditori che ascoltano a pensare quante volte lo fanno. Io sono il primo. Quante volte mi capita di
aprire per una call, io le call da 15 minuti con i nuovi potenziali clienti per incominciare a conoscerci, e rendermi conto che sto per aprire Zoom per la call e non avevo nemmeno guardato il profilo LinkedIn della persona, io che tra l'altro faccio questo di lavoro, no? Quindi non solo non mi ero preparato con la bella matrice che ci hai raccontato tu, ma alcune volte nemmeno aprire il profilo LinkedIn, e penso che molti si ritrovino nel mio esempio. Quindi alcune volte sono delle azioni apparentemente banali che invece andrebbero fatte, e fatte con un sistema, come tu ci hai appena raccontato, come insegnate, c'è ancora più valore, no? Perché metti insieme una serie di cose. Tu hai citato LinkedIn come una fonte di informazioni, perché possiamo trovare appunto le cose magari recenti che la persona ha fatto, una fiera che è andata, un post che ha commentato, che ha condiviso, l'azienda come si sta muovendo anche in generale. Quindi guardare il mio invito è il profilo della persona che vado a incontrare, ma anche la pagina dell'azienda presso cui lavora la persona, no? C'è un commento interessante prima di andare avanti che vorrei prendere subito, perché lo trovo molto molto utile per far capire meglio quello che hai detto prima. Il prepararsi serve proprio a non partire a fare il proprio pitch, la propria presentazione alla cieca, no? Perché Michele ci dice: il venditore non deve partire a macchinetta con lo script, non deve essere un lavoro mnemonico, ma deve essere in grado di creare un dialogo in cui abbatte tutte le obiezioni. Bravissimo. Quello che ci dice Christian, prova a interpretarlo e poi tu lo correggerai, è prepariamoci ancora meglio. Poi è chiaro che il dialogo serve, cioè quello script, quel flusso, no, che tu ci hai raccontato, l'one pager, non serve per raccontarlo a macchinetta alla persona, serve proprio per mostrarsi preparati, incominciare a stupirli e aprire a quel punto il dialogo, evitare di presentare il proprio catalogo come fossimo delle intelligenze artificiali. Sei d'accordo? Corretto, sì, grazie. Come si chiama il ragazzo? Michele. Grazie Michele, hai sollevato un... Michele, corretto? Sì, grazie Michele, perché hai sollevato un concetto veramente importante. La preparazione, come giustamente diceva Ale, ci permette di avere una consapevolezza di chi sto incontrando. Il fatto di leggere uno script assolutamente non è funzionale, ma l'essere preparato ci permette di avere dei punti di contatto su aprire delle domande. Cioè, chi normalmente quando incontro venditori, tante volte devo dirgli time, stai parlando troppo, chi sta parlando tra te e il cliente? Quando faccio fare le simulazioni, cioè, c'è un venditore che per attitudine racconta di sé e della sua azienda. Questo sistema che vi ho condiviso ci permette innanzitutto di non parlare di noi, ma parlare del cliente. Oggi l'attenzione c'è. Se la vendita, come dice un mio collega, si chiama Christian anche lui, se la vendita fosse un film, chi è il protagonista della vendita? Il protagonista è il cliente. Noi siamo solo i registi, sono coloro che girano intorno al cliente. E quindi è corretto avere una preparazione per poter gestire la comunicazione e le domande nella maniera più fluida e ottimale e naturale possibile, per non ammorbare e schiantare il cliente con le presentazioni da 45 minuti senza pause, che sono la morte fisica anche talvolta del cliente. E Michele, tra l'altro, adesso diciamo va oltre, no? Anche proprio su questo tema, che è proprio in linea con quello che stiamo dicendo, no? E quindi aiutare la persona e porsi appunto dall'altra parte, non diciamo proprio più come un consulente, come la persona che può aiutare. E per poter fare questo serve arrivare preparati. Vorrei tornare con te un attimo, Christian, sul tema dello stupore e dello stupire, no? Perché arriviamo preparati grazie allo studio. Quali sono gli elementi per stupire invece, quindi per aprire poi la strada dopo che avremo fatto la nostra vendita, aver fatto l'implementazione del nostro progetto, arrivare a farci veramente dare dei buoni nomi, delle buone segnalazioni, aprire dei contatti? Come possiamo stupire i clienti? Ok, bellissima domanda Ale. Allora, diciamo che per generare stupore non c'è un momento, un unico momento per farlo. Ma per noi di Black Sheep stupore vuol dire in ogni singolo punto di contatto. Cosa vuol dire? Ogni volta che io sono a contatto col mio interlocutore, col mio cliente, devo trovare il modo
studiando, dialogando, ascoltandolo e percependo quello che sono le informazioni, quali sono quegli elementi che hanno un elevato valore per lui sul quale io posso intervenire e dare il mio contributo. Il fatto già di preparare, noi uno strumento che usiamo nel primo appuntamento si chiama One Page, l'hai accennato tu prima, che è un documento che ci prepariamo e serve a tre cose. Uno, fissare a tre obiettivi. Uno, fissare l'appuntamento. Anzi, uno, prepararmi. Il primo obiettivo è prepararmi. Secondo, richiedere un appuntamento. Terzo, condurre l'appuntamento. Ecco, mi capita spesso, miei clienti che sto seguendo, che ancora oggi, dopo un po' che usano questa one page davanti ai clienti, quindi cosa fanno? La stampano, la mettono sul tavolo del cliente quando vanno all'appuntamento, e il cliente rimane stupito e dice, chiede, ma che cos'è quel documento lì? E quindi la risposta più utile da dare in quel contesto è, caspita, si è accorto dell'analisi che ho pensato di strutturare affinché questo appuntamento potesse essere più efficace possibile, in modo tale che possiamo ottimizzare meglio questo momento insieme. Ecco, il modo con il quale prepariamo i materiali per un appuntamento, il modo con il quale io trasferisco il valore per il quale io ho messo testa in questo primo documento, è già un primo momento di stupore. Lo stupore poi, ogni volta che vado in contatto, ogni volta che faccio la presentazione della mia proposta, faccio un preventivo o faccio proposte di valore, e anche lì qual è la differenza rispetto al mercato che ha la mia proposta? Anche lì ha valore quella mia proposta rispetto agli altri? È un altro momento. Quindi, in implementazione, qual è il dialogo che io instauro affinché raccolgo informazioni per stupire il mio interlocutore? Purtroppo ci vuole impegno, ci vuole tempo e ci vuole la volontà di contribuire a trasferire valore e stupore agli occhi del cliente, ma è sacrosanto il fatto, il risultato che poi accade successivamente quando vado, perché viene quasi naturale di dirgli, caspita, ho parlato al mio amico di, do il contatto, chiamalo perché puoi dare veramente un supporto anche a lui. Sì. D'altra parte, fammi dire, è una domanda che ci possiamo porre: voglio investire il mio tempo a fare una marea di contatti a freddo con un tasso di risposta del 2% secondo la statistica che citavi prima, o voglio investire il tempo per sviluppare contatti di qualità, stupire i miei contatti e quindi farne di meno di alta qualità, e grazie a quelli probabilmente essere anche un po' più gratificato del mio lavoro al di là del chiudere la vendita, perché sviluppo delle relazioni anche con le persone e siamo esseri sociali e quelle ci gratificano anche oltre il numero del valore del contratto, che poi fa sempre piacere e ci serve per vivere, no? Ma le relazioni alla fine ci alimentano come esseri umani nella nostra parte anche emotiva, no? Cioè, come dire, è più bello ricevere poi un bel messaggino, anche un WhatsApp da un cliente, anche su magari una cosa extra lavorativa, perché si è sviluppata una relazione, che non guardare 50 messaggi inviati che non hanno ottenuto risposta. Ecco, ci fa sentire in modo leggermente diverso, probabilmente. Riguardo al tema dello stupore, e dicevi su tutti i punti di contatto, no? Hai utilizzato questa definizione. Torno un attimo allo specifico di LinkedIn, perché LinkedIn è uno strumento fantastico anche in questa fase, nel continuare a costruire la relazione in tutta la fase, no? Da quando studio, abbiamo detto prima, a quando avrò presentato la proposta di valore, a quando sarò nella fase di implementazione. Dopo, per esempio, grazie ai contenuti che creiamo, sono contenuti non solo promozionali, ma contenuti utili di valore per i nostri clienti, potenziali clienti, noi manteniamo un canale di contatto qualitativamente molto elevato, ci facciamo percepire come esperti del settore, persone aggiornate che tengono aiutare la propria audience, i propri clienti a restare ugualmente aggiornati, eccetera, no? Quindi i contenuti aiutano, o il valore che noi diamo al nostro contatto consigliando, condividendo un suo contenuto, per esempio, o suggerendogli dei contenuti utili, o scrivendo delle raccomandazioni. Per esempio, un altro strumento su cui vogliamo che fare una disambiguazione in termini proprio di utilizzo di parola, no? Su LinkedIn, quelle che in inglese sono chiamate appunto le recommendation, adesso LinkedIn le chiama referenze in italiano, ma su LinkedIn si intende, io scrivo sul profilo di Christian, ho fatto questa live su Christian e ho trovato molto utili i punti che ha trattato e
il valore che è riuscito a trasferire grazie a questi punti, oltre che le sue capacità di speaker. Questo è, in termini di LinkedIn, una referenza. Ecco, scrivere una referenza, per esempio, a un cliente, genuina, vera, perché ci abbiamo lavorato insieme, abbiamo concluso magari un primo progetto, è un altro modo per stupire e dare valore, se sei d'accordo, ed è anche magari la via per chiederla poi a quel punto, una referenza. Sì, allora, ci sono diversi modi per poter chiedere referenze. LinkedIn è un bellissimo modo per rimanere in contatto e far vedere e continuare a coltivare la tua credibilità agli occhi di chi? Dei clienti che sono che stanno già lavorando con te, oppure di altre persone che sono in contatto con le quali posso iniziare a conoscere realmente chi sei e che cosa fai, attraverso che cosa sono, appunto, come dicevi tu, quello che sono informazioni che condivido attraverso la piattaforma. Una delle cose che dobbiamo sempre ricordarci è che lo strumento è un mezzo, ma la relazione è quello che rende l'unione tra il venditore e il cliente. Cioè, il LinkedIn posso postare, far vedere la mia credibilità, i lavori che ho fatto, e uno si può avvicinare. Il punto qui è, per sviluppare, stupire i clienti. Non lo faccio attraverso LinkedIn, lo devo fare quando il mio servizio sta entrando in gioco. Quindi nel momento in cui il mio servizio è in implementazione, è lì che il cliente incomincia a testare. Soprattutto non tanto quando lo vede per la prima volta, ma quando è iniziato ad utilizzarlo. Stupore vuol dire stare accanto al cliente quando utilizza quello che è il nostro servizio. Allora conosco, stupisco, ho fatto qualcosa in più di quello che lui si aspettava. Cioè, cos'è stupore? Partiamo da questo punto. Se mercoledì ti devo consegnare la merce e ti consegno mercoledì, vuol dire che ho soddisfatto. Se ti consegno giovedì, vuol dire che sei arrabbiato, per non usare i francesismi perché siamo online. Se consegno martedì o lunedì, allora quello è stupore. Cioè, hai fatto un qualcosa di inaspettato ma gradito. Cioè, quando parliamo di stupore, questo è il mantra che ci deve entrare in testa. Cosa sto facendo di inaspettato e gradito agli occhi del cliente? Ecco, allora prendiamo l'osservazione di Simone, che è interessante, perché diceva, un po' forse provocandoci, però è interessante, si può stupire attraverso una chiamata a freddo? Allora, è un'opzione non aspettata, perché è a freddo, dobbiamo chiederci se è gradita, probabilmente no. Puoi stupire, dipende cosa intende per stupore, Simone, perché se gli metto un nudo su LinkedIn posso sicuramente stupire in maniera ovviamente diversa. Quando parliamo di stupore vuol dire che mi sono messo in gioco insieme al mio cliente e sono andato oltre quello che lui si aspetta dal nostro intervento. Quindi sì, lì parliamo di stupore. Infatti prendiamo questo esempio di anche Pierpaolo che diceva qualcosa. Esatto, cioè Paolo dice: a me capita di stupire il cliente facendogli percepire attraverso piccoli strumenti facili, risolvendo piccoli problemi, che essere affiancato da me vuol dire trovare sempre delle risposte, no? Quindi probabilmente il passo oltre il semplice servizio che il cliente compra da Paola, ma il fatto di trovare qualcuno che affianco, no, ti aiuta nel problem solving più quotidiano, quello che magari spesso è proprio noioso da dover gestire, posso immaginare. Questo è un esempio buono, no? Credo. Sì, ottimo. Però hai già un bellissimo modo di approcciarti a quello che è il contatto e il concetto, diciamo, di stupore. Sì. Dobbiamo sempre focalizzarci su un elemento fondamentale che per me è sacrosanto, forse l'ho imparato grazie al folletto e soprattutto grazie alla passione che ho dentro: la relazione. Cioè, possiamo usare tutti gli strumenti più potenti del mondo, ma la relazione tra persone è quella che ci fa percepire e ci fa capire qual è la direzione migliore utile per lo stupore della persona che è di fronte, perché a volte sottovalutiamo, usiamo tanti strumenti tecnologici, ma ricordiamoci che la tecnologia in alcuni momenti per costruire relazioni solide può essere fraintesa, perché viviamo di emozioni e viviamo
e possiamo malinterpretare a volte un messaggio che ha del buono in quello che viene condiviso, ma dall'altra parte non sappiamo la persona in che situazione sto. Quindi essere sempre più disposti all'altro. Assolutamente. Allora, visto che chiacchieriamo da parecchio, andiamo verso il punto che abbiamo citato addirittura nel titolo di questa live, e che tutto quello che abbiamo detto fino adesso ci conduce, perché giustamente Pierpaolo ci dice: stiamo parlando di cosa fare quando ci sediamo davanti al cliente, perché ci prepariamo, o adesso addirittura per lo stupore, quando siamo in fase di implementazione, cioè di consegna, no, di delivery del nostro prodotto o servizio. Ma giustamente Pierpaolo ci riporta all'ordine e ci dice: oggi la sfida ritengo sia trovare le giuste strategie per arrivare su quella sedia. E io lato LinkedIn dico, in effetti, per esempio su LinkedIn, grazie alla grande quantità di contatti disponibili, cioè è talmente facile identificare un prospect che ha job title giusto, lavorare nell'azienda idealmente corretta tra i miei clienti, ed è così facile contattarlo che ci dimentichiamo di tutto quello che stiamo dicendo, no? E diventiamo talmente assetati di contatti che ci troviamo a fare quella marea di messaggi a freddo che poi non portano i risultati. Tutto quello che abbiamo detto fino adesso ci conduce invece ad avere dei contatti più qualificati, perché arriviamo al momento, grazie allo stupore, in cui possiamo chiedere delle segnalazioni. E qui arriva il punto forte, no? Cioè, come le chiediamo e cos'è realmente una segnalazione di qualità secondo la filosofia che ci stai condividendo questa sera? Sì, allora, la cosa che condividiamo ai nostri corsisti quando facciamo le nostre aule è: una volta stupito il nostro cliente e durante tutto quello che è il processo, raccogliere quelle informazioni che mi permettono di poi arrivare al punto di richiedere una referenza, cioè quindi un contatto. Uno dei modi che condivido, che applico e che ha un bel risultato, qual è? Allora, innanzitutto la strategia è: faccio un'analisi preliminare di chi sono nella mia storia i miei clienti stupiti. Ad oggi, quali sono i miei 1, 2, 5, 10, 20 clienti che ho stupito grazie al mio lavoro? Perché parliamo di, io immagino che le persone che stanno seguendo hanno una storia di lavoro che di un anno, di 2 anni, di 10 anni, hanno una storia. Nella storia hanno clienti acquisiti, come hanno fatto a stupirli lo sanno benissimo loro. A quel punto lì che cosa posso fare? Posso, grazie a questo contatto, andare su LinkedIn. Durante l'implementazione è un bellissimo modo. Cosa faccio? Vado su LinkedIn e comincio a profilare quali sono i contatti target per me che sono in collegamento con questa persona. Una volta che ho un qualche nominativo, durante l'implementazione incomincio a lanciare dei sassolini durante la chiacchierata. Guarda, ipotesi, navigando su LinkedIn, facendo dei post, mi sono accorto che tra i tuoi contatti c'è una persona interessante, un'azienda interessante con la quale vorrei entrare in contatto. Come la conosci? Quindi comincio a fare delle domande in maniera aperta, giusto per raccogliere informazioni. Perché questo? Perché non sappiamo se quei contatti sono realmente caldi per lui o sono, a volte, come tu ben sai e che insegni, che a volte prendiamo dei contatti ma che non realmente conosciamo. Quindi, prima di richiederlo, cosa succede? Indago, incomincio la mia fase di indagine mentre sto lavorando sull'implementazione, perché ho diversi contatti. Una volta che abbiamo concluso l'implementazione e il cliente dice: caspita, veramente grazie al tuo intervento sono riuscito a risolvere il mio problema e veramente sono wow, cioè la frase che devi dire è wow e grazie per il lavoro fatto, a quel punto lì che cosa facciamo? Condividiamo un momento dove raccogliamo una testimonianza, cioè qual è una testimonianza raccolta dal venditore rispetto a una testimonianza rilasciata dal cliente. La testimonianza è un qualcosa che devo guidare, ottimo, quella che fa il venditore. Quella che lascia il cliente è un qualcosa che purtroppo non guido, cioè una sua sensazione emozionale, un vissuto che racconta in maniera naturale su un post piuttosto che su
sul concetto, diciamo, delle referenze su LinkedIn. Ecco, io devo sapere, devo raccogliere delle risposte che mi facciano gioco quando domani su nuovi clienti che non mi conoscono ancora, che sono insicuri di lavorare con me. Allora, quella è una testimonianza che ha forza, perché ha delle domande specifiche che permettono di far vestire chi è indeciso nella stessa situazione di quei clienti a cui ho risolto il problema. A quel punto lì, una volta che ho fatto la testimonianza, torno alla carica e dico: caro cliente Pippo, ho visto, ti ricordi che l'altra volta mi hai parlato? E caspita, possiamo organizzare un pranzo di lavoro, lo offro io, hai la possibilità di farmi mettere in contatto e quindi preparo un documento da mandargli, puoi fargli una telefonata anticipandogli che poi lo chiamerò io. Cioè, devo avere il polso della referenza. Qual è la differenza tra passaparola e referenza? Perché questo, quando faccio questa domanda ai clienti, dico: ok, venditore, fammi capire, come vieni a contatto con i tuoi clienti? E i venditori mi dicono: beh, il passaparola è quello che mi ha fatto arrivare fino adesso. Infatti ho un tasso di conversione intorno all'80-85%. E il tasso di conversione così alto è fighissimo. Ma la tematica qual è? Che il passaparola dipende da chi? Dipende da un cliente che parla a un cliente che parla a un altro cliente, che quando ha un bisogno mi contatta. La referenza è un cliente che mi dà un nominativo che contatto io. Cioè, mentre il passaparola è reattivo, la referenza è proattiva, la guido io. In vendita è fondamentale, sono io che guido, io venditore devo guidare ogni singola fase dell'appuntamento, dell'implementazione, della richiesta di un nuovo contatto. Così puoi aumentare la tua crescita in maniera inesorabile. Perché lo fai? Riesci a farlo da un cliente, sviluppo un altro cliente, da un cliente, sviluppo un altro cliente e via di conseguenza. È un qualcosa che ha continuità, meno fatica, maggiori risultati. Perfetto, guarda, questo concetto secondo me... è un condensato. Adesso diamo anche qualche idea per poi, come dire, espandere e approfondire questo condensato, perché in pochi minuti hai messo insieme concetti che necessiterebbero di ore per essere assorbiti, con degli esempi, magari anche chiariti meglio, ma sono molto molto chiari. Provo a farne una sintesi di quello che è rimasto a me, magari così tu puoi correggere o ulteriormente approfondire, può essere utile anche per gli altri, no? Secondo me un tema chiave è quello del controllo. Il passaparola è bellissimo, anch'io ho tanti clienti che arrivano grazie appunto a un cliente che si è trovato bene, magari si è sentito stupito, stupefatto, quindi è stato l'effetto dello stupore, ma che spontaneamente ha detto: ah sì, se hai bisogno di questa cosa puoi riferirti a lui, no? Guarda, lo trovi, questo è il suo numero, eccetera. Benissimo. Non è che non li vogliamo quelli, ma quello che tu ci hai prospettato è un processo molto più controllato, e quindi possiamo avere una quantità anche di contatti costante, perché siamo noi che li chiediamo, che li guidiamo, e soprattutto poi ci arriviamo, come dire, dove è più facile sedersi al tavolo. Per riprendere l'osservazione di prima di Pierpaolo, no? È chiaro che se io domani contatto una persona che mi ha dato, che ha avuto il contatto da Christian, e a cui Christian ha anche già mandato un WhatsApp, un'email, una cosa dicendo: guarda che ti chiamerà Alessandro perché ti deve parlare di questa cosa, io ci ho lavorato, no? Abbiamo fatto un progetto che in effetti, caspita, mi ha svoltato, beh, la differenza è importante sia nell'ascolto che otterrò e sia nella, come dire, nella quantità di contatti che posso fare, perché ho guidato io, no, la richiesta in qualche modo. Questo è, e in questo LinkedIn onestamente ha poco a che fare. Qui la parte, per riportarla un po' sui temi LinkedIn, era che però LinkedIn mi può essere utile anche per magari chiedere al mio cliente: conosci questa persona realmente, no? Puoi mettermi in contatto? Cioè, su LinkedIn, quando si è collegati con una persona in primo grado, a meno che quella persona non abbia un settaggio di privacy particolarmente restrittivo, possiamo vedere il network del nostro contatto, e quindi possiamo cercare dei nominativi per cui poi possiamo chiedere delle eventuali referenze. Allora, c'è Michele che ci condivide una sua affermazione, mi sembra.
Il passaparola può trasformarsi anche in una rama a doppio taglio, dato che c'è la possibilità che il nuovo cliente abbia degli standard troppo alti e che magari non riusciamo a raggiungere. Beh, non lo so cosa ne pensi, a me non preoccupa più di tanto, nel senso che è una cosa che si valuterà poi in fase di richiesta, di proposta di valore, di confronto, no, sul progetto, però non so cosa ne pensi. Diciamo che una lama a doppio taglio dipende da me come voglio vedere le cose. Io parto dal presupposto che se faccio un appuntamento, ok, devo avere una struttura di domande strategiche, prima che quelle in appuntamento ci sono due tipi di domande, strategiche e tattiche. Quelle tattiche sono legate al tuo servizio, al tuo prodotto, quello che tu sei in grado di fornire. Quelle strategiche sono quelle che mi fanno percepire di evitare questa lama a doppio taglio, cioè prima di andare a parlare di soluzioni, profilo il cliente sulla base della chiacchierata e capisco se ho la soluzione per lui, per fargli cogliere l'opportunità oppure risolvere il mio problema. Se non ho questa soluzione, io devo dire è stato un piacere, se ho dei contatti lo metto in contatto con un altro. Se no, gli dico è stato un piacere e quindi non sono la persona con la quale poter andare avanti. Cioè, E non non dobbiamo estrarre vendere forza a tutti, perché non tutti i clienti sono nostri target. Io ho vissuto un'esperienza attraverso Sales Navigator, gli strumenti che LinkedIn ha messo a disposizione nel periodo post-Covid, perché ovviamente formazione si era inchiodata e lavoravamo online. E quindi era difficile incontrare. Dove noi ci sentiamo molto forti, io mi sento forte quando è one to one la relazione perché entra l'empatia, l'energia, c'è tutto quello che viene dalla comunicazione a 360 gradi. Una delle cose che il focus si perde è entrare in un mare di contatti e volerli prendere tutti e voler comunicare con tutti. Ecco. Ho bisogno sempre di focalizzare focus su un target di clientela o su un target, diciamo, di modello di business di clientela affinché io sono forte in quell'ambito. Cioè, se vendo penne e mi danno un contatto di chi produce caramelle, è normale che non possiamo, si possono vendere le penne per quanto riguarda l'ufficio, ma sicuramente non è un collegamento sulla linea di business, trovo una soluzione alternativa. Il punto è la persona che ho di fronte, l'azienda che ho davanti, rientra in quattro caratteristiche. Posso condividerle oppure le condivideremo in un altro momento, Ale? Guarda, magari le condividiamo in un altro momento, diamo perché stiamo proprio terminando il tempo e approfitto però di questo piccolo spoiler che volevi fare. Diamo così, delle date e delle occasioni per approfondire meglio quello che stai dicendo, perché gli parliamo del vendite B2B Tour con questa premessa. Vi parliamo di un appuntamento, ma che per chi segue questa live, quindi sta vedendo ora, o eventualmente segue la registrazione o il podcast, la puntata del podcast che ne uscirà, scrivetemi un messaggio su LinkedIn perché come miei contatti, contatti di Up4Business, ci sono dei posti gratuiti e quindi sì, vi parliamo di un evento che se lo cercate sul sito avrà un ticket, ma in realtà vi diamo la possibilità di partecipare gratuitamente e per questo scrivetemi un messaggio personalmente su LinkedIn perché non vogliamo fare solo passaparola, ma vogliamo creare dei contatti, vogliamo applicare fin da subito. Quindi mi scrivete, so che la cosa vi interessa, ci scambiamo una chiacchiera e vi metto in contatto con Cristiano, con Cristina, poi vediamo con chi per la partecipazione all'evento. Ma quale eventi? Anzi, plurale, perché è un tour. Quale evento fatto in diverse città? Allora, saremo Giusto. il 20 di giugno a Treviso, il 21 e il 22 saremo a Milano, il 24 saremo a Bologna e il 25 saremo a Brescia. Che cosa faremo in questa giornata di formazione sulla vendita business to business? Andiamo ad approfondire, vi diamo proprio strumenti pratici per aprire nuove opportunità, sviluppare nuovi contatti, fare domande strategiche perfette e definire quello che sono la filosofia che oggi ti contraddistingue per essere un venditore più efficace e portare a casa nuovi clienti allegati e allineati a quello che è la tua di filosofia. Quindi condividiamo strumenti e filosofia nel mondo della vendita di oggi, nel mercato business to business. È un evento di una giornata intera, giusto?
Una giornata intera, grazie Ale, sì, una giornata intera, più o meno dalle 10 alle 17.30, dove toccheremo, andremo in queste quattro città, ok? Dove condividiamo quello che sono strumenti e metodologie. Cioè, esci da lì con strumenti pratici per andare a contattare clienti, noi suggeriamo a caldo. Poi se uno è appassionato al freddo, basta mettere sulla giacca e è al freddo. E andare, riesce, alzare la cornetta, andare. Eh sì, allora ricordiamo quindi 20 giugno Treviso, 21 e 22 doppia data Milano, 24 giugno Bologna, 25 Brescia, poi vi prendete un mese di ferie perché fare 5 giorni di tour così, Paci soprattutto che sta sul palco dovrà riposare bene, ma lui ha energie senza limiti, se volete partecipare mandatevi un messaggio, potete essere ospiti miei di Up for Business e vi metto poi in contatto con Cristiano, con chi di dovere. Io ci sono stato l'evento che dicevo prima, ci sono stato appunto anche in punta di piedi all'inizio, ma mi sono appassionato al tema e per questo anche che siamo qua oggi a fare questa chiacchierata durante questa live. Per chiudere prenderei, perché secondo me ci permette proprio di fare un po' il punto finale, un commento di Simone che è diciamo interessante, no? Perché talvolta ci si sente dare un po' questa obiezione quando si chiedono dei contatti a dei propri clienti, no? Sì, sì, no, no, mi sono trovato bene, ma se nel caso darò io il tuo numero a qualcun altro, io do una mia versione, tu la potrai sicuramente correggere o approfondire, forse non c'è stato stupore, no? Se questo è il tipo di risposta, è così? La domanda che dobbiamo farci quando abbiamo delle affermazioni da parte dei clienti è: ho fatto tutto il necessario per realmente stupirlo? Quindi questo è la tematica, perché a volte cosa fa? Si chiedono contatti senza una struttura, senza una preparazione, perché chiedere un nominativo non è una cosa che faccio così di pancia. Non è una cosa che improvviso in quel momento, mi devo preparare prima. E uno degli elementi fondamentali non è conosci qualcuno a cui referenziarmi. Arrivo preparato anche lì e dico: ho visto che hai A, B e C sei in contatto. Ok, come possiamo far sì che possa offrire lo stesso servizio che ho offerto a te anche a loro? Ma prima di arrivare a chiedere, ho bisogno di raccogliere testimonianze. E la testimonianza mi dà la temperatura del cliente su quello che abbiamo fatto con lui. Quindi la domanda utile è: ho fatto la testimonianza, l'ho stupito, cosa posso fare di diverso? Perché da una cosa che non va in porto, una cosa che nello sport ci ha insegnato è cosa imparo da questo per poter applicare diversamente e ottenere un risultato migliore. Fantastico. Grazie Simone. È una chiusa perfetta. Pierpaolo ci chiede se andate al sud. A metà giugno siamo a Reggio Calabria. Qual è la differenza? Giù dobbiamo, perché un elemento che è uscito fuori prima è stato che dobbiamo essere dei consulenti, vero? Ricordiamoci sempre che è ok essere consulenti, ma c'è un momento della trattativa dove dobbiamo essere venditori. Altrimenti non andiamo in chiusura e mi scivola via l'opportunità. Interessante. Quindi al sud andiamo, lì lavoriamo nella parte empatica, lavoriamo meno, lavoriamo molto nella parte, diciamo, di chiusura, perché sono tutti amici e dico: dai, poi domani torno qui che vediamo di chiudere la trattativa e passa più tempo. Eh sì, certo. Va bene, allora Simone ringrazia sulla chiusa finale, grazie a te Simone che hai aiutato a animare questo appuntamento con Christian sul tema delle vendite e del classico dilemma, com'è che l'ho chiamato all'inizio, così primordiale, no? Quasi tra vado sulla quantità, il freddo o la qualità. Non siamo di parte a prescindere, perché Christian ci ha addirittura all'inizio svelato questo piccolo segreto del suo background molto freddo, molto addirittura porta a porta, no? Quindi
arriviamo a queste riflessioni da diverse esperienze, io anche personalmente e anche con i clienti che anch'io aiuto sulla parte semplicemente LinkedIn, però grazie alle osservazioni di Simone, di tutti gli altri, di Michele, di Paola, Luca, non tutti siamo riusciti magari a metterle in sovrimpressione, però si è animato un bel confronto anche nei commenti di questo appuntamento, grazie anche a voi siamo riusciti ad aggiungere valore all'esperienza che Christian ci ha passato. Sta già arrivando qualcuno che mi scrive in privato, quindi per partecipare, poi rispondo e sì. Ci vedremo quindi. Posso aprire una parentesi? Certo. Ale, apro e chiudo una parentesi. Comunque vi confido che per capire il mercato mi alleno andando ancora freddo. Grande. Quindi per capire un po' qual è la temperatura fuori mi diverto. Se lo uso come allenamento, allora funziona per capire come va il mercato oggi. Bello, interessante. Grazie, grazie. Grazie, grazie Christian di aver dedicato questo tempo. È stato per me, io ho imparato, ho ripassato cose che sapevo, ne ho imparate di nuove e ho voglia di impararne di più. Grazie, grazie a te. Grazie a Cristina che ci sta seguendo. A un certo punto ho scritto un commento che ci ha aiutato a mettere in piedi questo appuntamento. Grazie a Blackship. E grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Ripeto, le date le ho messe nei commenti, scrivetemi in privato. Ci vediamo alla prossima occasione. Buone vendite. Ale, grazie. Grazie a tutti per aver dedicato il tempo ed essere stati qua con noi in questa oretta insieme. Buona continuazione e buoni affari a tutti. Grazie, ciao.